Quindi, dopo immagino che l'abbiamo finalmente sistemato, la mia avventura. Non state più nella pelle da quanto vi piace, eh? Minchia. Ma il mio piano funzionava perfettamente. Immagino. Il signor Alex e i suoi stari compagni erano a bordo. Mentre io, Maurice e alcuni amici ci godevamo i nostri posti di prima classe. Immagino che i posti erano bellissimi. Poi però è accaduto l'imprevedibile. Sono certo che in qualche modo è stata colpa di Mortino. Sicuramente. Immaginate, è stata colpa di Mortino. O almeno noi stiamo morendo. Uno dei momenti più emozionanti della mia vita. Ma come sempre, Madonna, il divertimento dura poco. E così presto abbiamo toccato terra in modo molto delicato. Secondo me, uno dei motivi per cui molto della trama dei nuovi film di Madagascar perde è colpa proprio di Julien. E è un peccato, perché in alcune parti ci sta anche, ma in altre è veramente di troppo o troppo pesante. Benvenuti in Africa! Benvenuti a voi. Sono morto? Che sta succedendo? Marty? Gloria? Dove sono? A San Diego. Proprio. Calmati, amico. Cos'è successo? Ah, il nostro aereo è precipitato. Ma va, davvero? Non l'avrei mai detto. O almeno mi sento vivo. Sì, ma vivi dove? Non possiamo essere già arrivati a New York. No. Hai ragione. Sareste morti e prima. Non vedi il segnale neon, quindi non ci siamo. Aspetta. Chiediamo a qualche abitante del posto. Se non sanno loro dove vivono. Beh, certo. Bella idea, Marty. Andrò a cercare qualcuno. Tu rimani qui con gli altri. Gli altri, Gloria e quell'altro. Che viene con noi, tra l'altro. Bene, siamo io e te, Melman. Contro gli scorpioni. Wow. Secondo te che cos'è quello, Melman? Non lo so. Sicuramente qualcosa di orribile, Alex. No, orribile. Avanti. Potrebbero anche essere socievoli. Via da forse qui. No. Forse devo bersagliarli col mango, eh. Non prendere. Non posso. Ah no, non li colpisco col mango, devo. Basta che gli grido attorno. L'ha ucciso per caso Melman, uno? Ho sentito uno morire. Ok, lasciamo perdere questo che era appiccicato al muro. Ma cos'è il cimitero degli elefanti del Re Leone, questo? Madonna mia. Guarda, il cimitero degli elefanti, uguale. È un crossover incredibile. Vabbè, finché posso ucciderli con il ruggito. Questo credo siano le cure. Quindi abbiamo solo 3 colpi di vita, eh? Raggiungi okay. Il canyon. Ok. Ci sono troppi amichetti dotati di tenaglie per i miei gusti. Lanciagli il mango. Una mano, Melman. Stai scherzando, vero? Non ci penso neanche. Forse non dovrai farlo. Raggiungi quella piattaforma e potrai tirargli contro dei durian. Scommetto che gli scorpioni non apprezzano quei frutti. Nessuno li apprezza. Nessuno a quanto pare. Ma. Ah, ok. Pensavo si fosse bloccato a mezz'aria così. Vabbè, almeno uno. Mi sa che ho ancora troppo lontano, vero? No, questa volta... Dai, di poco. Mi sa che quello non lo prendo, eh. No, l'ho preso, perfetto. Perfetto, allora. Centriamo la visuale. Troppo, l'ho lanciato troppo. No, forse... Obiettivo scorpione. Vai alla grande, Melman. Ho già trovato il frame per questo episodio. Dubito che mi offrirebbero abbastanza per questo. Ti offrono schifo. Una cena se vuoi. Che succede? Le mie povere spalle. Chissà se i lanciatori di frutta hanno copertura assicurativa. Senti, io resto qui a riposarmi un attimo. Vabbè. Ci vediamo dopo. Ciao. Va bene, riposati un pochino. Ciao. La voce comunque, per quanto il doppiatore sia bravo, e credo, sono abbastanza sicuro di averlo già sentito da qualche parte. Per quanto il doppiatore sia bravo, la voce non è adatta per uno come Alex, che è comunque... Non vorrei dire una cazzata, dovrebbe essere Ale di Ale Franz. Quindi comunque è una voce un po' più... Ecco, un po' più bassa. Potrebbe esserci utile. Vaffanculo. Niente, mi sono sbagliato. Vai via. Sì.
Ma perché sono tutti dei piccoli razzi in questo gioco? Mamma, ma piuttosto farli cadere per terra. Vabbè. Dai, continua a schivare, c'ha l'ultra istinto. Scusami, io ne sentivo altri. Ok, forse sono solo di sfondo. Però ne ho visti altri. Cioè, o meglio, li sento. Eccoci qua. Tutte queste cose di cure dovrebbero essere lì per me, nel senso... fino ad ora dovrei essere stato colpito tutte queste volte. Ah, ma funziona anche con il ruggito, allora. Vai via. Ah, ma allora posso uccidere anche gli scorpioni con ruggito. Vabbè. Cioè, con ruggito, con il mango. Scusami, Alex. Comunque, il doppiatore è bravo perché gli dà quel tono comunque molto giovane di voce, ma che non è adatto al personaggio, purtroppo. Dai! Ma porca... Non c'è un modo per mirare in questo gioco? Ho capito, devo farli fermare. Ecco fatto. Lasciamo che si fermino loro. Allora, ce n'è uno sopra la mia capoccia, ma immagino che non sia questo il... Mamma mia. Il momento per prenderlo. Ma dai! Ancora! Oh, ma hai finito di schivare? Che diavolo. Più a sinistra, più a destra, più a destra, più a sinistra. Oh, comunque quest'area, ti dirò, esteticamente la madonna, esteticamente parlando non è brutta. Anzi, rispetto alle due aree che abbiamo fatto finora, aspetta, quel gruppo di avvoltoi sembra molto simpatico. E questi bastoni sono sempre molto stabili, sempre molto sicure, sicuri. La sicurezza prima di tutto, no? Posso anche lanciare il mango in volo. Mango Vukaz. Grazie gioco che mi indichi le cose ovvie come schiacciare la X. Già al terzo livello. Eccoci qua, vediamo. Strage di avvoltoi. Credo che siano allergici al mango. Ho ancora 30 manghi. Non ho paura di usarli contro di... Mamma mia. Ma volano via manco fossero dei razzi Ma perché? Cominciavo a pensare che ti fossi perso o qualcosa del genere. Mi sono perso un sacco di volte. Ha fatto il lancio boomerang la giraffa. Nessuno... Beh, che non volesse mangiarmi o avvelenarmi. Vediamo che c'è lassù. Anche perché mangiare un leone... Ti aspetti che io vada lassù? La vedo difficile, eh? No? Non me lo aspetto, ma potresti farlo visto che sei la giraffa più gentile che conosca. Ma dai, ma perché sempre queste situazioni finisce lui? Oh cavolo, questo posto mi mette i brividi. La giraffa circense, che effettivamente... Se ci penso, ora questa frase ha senso. Giraffa circense, visto che il terzo, scusami, ha gridato come un terrorista. O sbaglio? Ha fatto... O sbaglio? Ho sentito male io, forse? Io credo proprio di no. Va tutto bene. Comunque, la frase giraffa circense assume tutt'altro significato adesso, visto che il terzo capitolo che ha trovato la mia ragazza in promo disc. Sono nel circo. Oh, devo essere sincero, di tutti quanti i film, il 2, tra l'altro, è quello che... Minchia, sto cadendo. È quello che mi ricordo di meno. Sta cadendo, vai piano. Vai piano. Ci sono delle scimmie, ci sono le scimmie. Ciao scimmie. Porca troia. Devo rifarmi tutto? Perfetto, no. Il secondo film è quello che mi ricordo di meno, perché l'ho visto meno volte. Devo essere sincera. Sta cadendo. Di quel culo stretto così. Sempre nello stesso punto. Perché la curva è piccola così. Non ci passa. Non ci passa. Guarda. Adesso la faccio tutta in velocità. Guarda, 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 guarda. In velocità la riesci a fare. Se vai piano, no, ho perso una moneta, fanculo. E niente, ho perso quella...
Dai, proviamo stavolta ad andare tutto di velocità e seguire il pattern. Segui la curva. Oh, finalmente. No, 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 no. Ok. Una moneta d'oro, vai piano, vai piano. Oh, meno male che l'hai presa, bravissimo. Round completato. Così sembra che io debba lanciare quel macigno sul getto d'aria. Dovrebbe essere facile, persino per me. Ammetto che la voce a me sembra quasi quella di Barney. Quello di... sì, di Modern Family. Quello di I Met Your Mother. Ma non ne sono sicuro. Mi sembra un Barney giovane. Dovrei vedere, questo gioco è del 2008. Se non sbaglio, I Met Your Mother è del 2006. Ah no? Strano, pensavo effetto razzo. I Met Your Mammata dovrebbe essere del 2006. Quindi anche volendo non penso sia Barney, perché la voce di Barney è diversa da questa. Altri macigni e altri getti d'aria. Scusami, giusto curiosità, cosa succede se ci vado io sul getto d'aria, Melman? Niente. Il macigno grosso viene sobbalzato, io vengo spinto giusto giusto un po' più in là. Non posso andare così veloce! Ma sì che puoi, sono io che guido. Se guido io non c'è problema. Ok, con calma. Allora, qua tipo parchetto da skateboard. Su, giù, su. Credo che stia per venire un infarto. Un infarto, ma povere. Giù, su e giù. Attenzione! Perfetto. Sta venendo un infarto, poveri. No, 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 non è bastato. Vaffanculo. Credo che mi stia per venire un infarto. Lo so, mi dispiace, guarda. Io dove sono? Ok. E il primo buco è stato tappato. Ma sembra la voce dei terroristi di Postal 2. Quando fanno Uguale identico. E so che è stato involontario sicuramente, ma è uguale. Non posso andare così veloce. Te lo ripeto, se guido io puoi andare alla velocità che dico io, va bene? No, oh, come nel golf, guarda. L'ho spostata giusto giusto un po' troppo di lato. Allora, colpettino piano. Ecco fatto. E la roccia fece esplodere un'altra roccia. Vabbè, non giudichiamo queste scelte di gameplay. Ci sono topi che volano con ombrelli, quindi va bene uguale se una roccia spacca un'altra roccia. Giustamente su Pokémon la mossa si chiama spacca roccia. Però è di tipo lotta. Allora. Ehi, hey, Melman, ce l'hai fatta! Ecco il nostro coraggioso campione. È bello vederti, amico. Chi tocca adesso? Come avete fatto ad arrivare qui? C'è il sentiero. Guarda, è incredibile, alla fine c'era un altro sentiero. Porca troia, Aldo, Giovanni e Giacomo, per cui ho rischiato collo e schiena rotolando su quel basso soltanto per sentirti dire che c'era un altro sentiero. Su, la cosa più importante è che siamo insieme. Ma io lo sapevo. Lo sapevi? Sì, beh. Ma che coraggio c'hai di dirmi che lo sapevi? No, ma scommetto che là troveremo la risposta che cerchiamo. Come avete fatto ad arrivare qui? C'è il sentiero. Guarda, è incredibile, alla fine c'era un altro sentiero. Porca troia, Aldo, Giovanni e Giacomo. Da che parte sei arrivato? C'è il sentiero. Sì, beh, io lo sapevo che c'era il sentiero. Lo sapevi? Sì. Ma che coraggio hai di dirmi, perché non ti siamo andati per il sentiero?